Confartigianato. Da oltre 60 anni l'associazione più rappresentativa dell'artigianato e delle piccole e medie imprese della provincia di Rimini. Confartigianato, una rete di consulenti aziendali specializzati nei servizi alle imprese, gestione, contabilità, IVA, fisco e tributi, CAF, centro assistenza fiscale per dipendenti e pensionati, paghe e consulenza del lavoro, patronato e centro assistenza specializzata Extra Point per lavoratori e imprenditori stranieri, finanziamenti, affidamenti, leasing, consorzio fidi e credito agevolato, sistemi di qualità, ambiente e sicurezza, insediamenti produttivi, formazione professionale, promozione, eventi, export, fiere, convenzioni e opportunità a condizioni esclusive e vantaggiose, commercio elettronico e privacy. Confartigianato, un sistema associativo avanzato per fare più impresa. Più di 4.500 imprese ci hanno già scelto. Entra anche tu nel sistema Confartigianato. IRFA, l'ente di formazione della Confartigianato riminese al servizio delle aziende e dei giovani apprendisti. Un catalogo con oltre 50 percorsi formativi di qualità per tutte le imprese di produzione e di servizio. Aule teoriche multimediali, laboratori informatici e corsi specifici per estetica e acconciatura con una presenza su tutto il territorio. Staff di consulenti e professionisti che assicurano risposte personalizzate per le esigenze formative di ciascuna azienda. IRFA. Confartigianato, la scelta giusta per la tua impresa. Tra i servizi che Confartigianato è in grado di offrire ai propri associati ve n'è uno che ultimamente tra l'altro è estremamente frequentato ed è quello del patronato. Responsabile del patronato è Marco Baldi, è responsabile appunto del patronato di Confartigianato della provincia di Rimini, e quindi con lui parliamo un pochino di che cosa si tratta nello specifico di questo servizio e se vi sono delle novità in vigore. Il patronato, diciamo, è un servizio che si occupa di tutelare il lavoratore nei confronti degli enti previdenziali. Per quello che riguarda, diciamo, il nostro settore sono soprattutto l'INPS e l'INAIL. Ed è un servizio che, diciamo, va a vedere tutti quelli che possono essere i diritti dei lavoratori, quando andare in pensione, come andare in pensione, fare le scelte, se è il momento opportuno o meno per i nostri artigiani, se cancellarsi, iscriversi o fare cose di questo genere. Per quanto riguarda l'INE, invece, tutelare nel caso in cui uno nella propria attività dovesse subire un infortunio, andare a valutare il punteggio che gli è stato concesso per poter vedere se può avere una rendita o cose di questo genere. Per quanto riguarda l'anno 2011, le novità principali sono le nuove finestre che sono state introdotte dalla legge del luglio del 2010, nel quale dal 1 gennaio 2011 tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi avranno delle finestre un pochettino più lunghe. Per quanto riguarda i dipendenti, la finestra sarà di 12 mesi dal momento in cui uno ha raggiunto il requisito. Invece per quanto riguarda i lavoratori autonomi oppure quelli che sono un pochettino autonomo, un po' dipendente, le finestre sono di 18 mesi, quindi dal momento che uno perfezioni il suo requisito si parte 18 mesi da quella data per vedere il momento in cui l'INPS pagherà la pensione. Fra le novità importanti anche che sta svolgendo il patronato per quanto riguarda il 2011 sarà di verificare per tutti i nostri artigiani la valutazione del servizio militare. Ci sono state delle circolari, delle sentenze che hanno determinato che il militare, che in un primo momento veniva conteggiato solo esclusivamente come dipendente, adesso uno può scegliere di farlo valutare anche nelle gestioni dei lavoratori autonomi, e spesso e volentieri abbiamo visto che può portare un incremento della pensione. Quindi i nostri artigiani che sono andati in pensione, che hanno fatto le domande qui da noi, possono venire a verificare questa situazione. Se c'è la condizione si fa la domanda, se invece vediamo che nella valutazione del dipendente era più conveniente si lascia stare. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che nel 2010 sono venute ai nostri uffici dimostrando fiducia e attaccamento alla nostra associazione. Grazie. Ed ora 60 secondi di Clessidra. Con la pubblicazione del decreto flussi, nuove possibilità per la regolarizzazione di lavori extracomunitari. La Confartigianato di Rimini, attraverso il suo sportello specializzato Stranieri Extra Point, offre informazioni ed assistenza per il nuovo decreto flussi, firmato lo scorso 30 novembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato a fine anno in Gazzetta Ufficiale.
Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese femminili. Il 31 marzo 2011 scadranno i termini di un bando della Camera di Commercio di Rimini riguardante finanziamenti nell'ambito della promozione e dello spirito di impresa e al fine di sostenere la crescita del tessuto produttivo locale. La proposta riguarda le imprese a prevalente partecipazione femminile. Bene, termina così questa puntata di Confartigianato News. Come sempre vi ricordiamo di prendere visione anche dell'altra trasmissione della Confartigianato della provincia di Rimini, 44.12. Per ulteriori informazioni non esitate a recarvi presso una delle sedi di Confartigianato oppure visitate il sito all'indirizzo confartigianato.rn.it. Noi ci vediamo la prossima settimana. Buonasera a tutti.